Ciao Ayu, benvenuti dal vostro amichevole nonno della rete in questo nuovo video che vi ho portato il mio nuovo mazzetto. Come vedete, stiamo giocando tantissimo e ormai sto giocando senza bustine, tanto ce ne abbiamo le carte da buttare. No, comunque mi state estrando su Magic Arena, come ben sapete, e vi porto un deck fichissimo. Che forse lo devo portare un po' prima perché siamo sotto caldemo, però divertitevi con questo e soprattutto è un deck che i vostri amici non devono sapere come funziona. E partiamo con la carta combo. Ta-da-da. La mistica di Umara. Con questa creatura noi riusciamo a finire la partita con un solo attacco. Come? Andiamo a vedere. Un mana rosso, un mana blu, un mana incolore, abbiamo un bel mago tritone. Vabbè, io poi sono amante del tritone, del tonno. 1-3 volare ogni qualvolta. Lancio una magia istantanea, stregoneria o mago, prende più 2 più 0 fino alla fine del turno per ogni magia che abbiamo lanciato di quel tipo. E quindi è lei, sei in gioco, terzo turno, poi andiamo a vedere cosa abbiamo fatto, cosa possiamo fare prima. Al quarto turno gio possiamo giocare o la Stormcaller, che evoca tempesta, che ha due mana quando abbiamo una 2-1 mago umano, che quando entra in gioco fa copiare la prossima magia istantanea stregoneria con costo convertito pari o inferiore a 2 e poi un potenziamento esagerato da 5 mana solo per copiarla un'altra volta, ma non ci interessa. A 2 mana giochiamo lei. E con altri due mana andiamo a utilizzare Scatenare la Furia. Raddoppia la forza di una creatura bersaglio fino alla fine del turno. Quindi giochiamo lei, la copiamo. Lei prende, oh, la mistica prende più 2 più 0 per il mago, più 2 più 0 per Scatenare la Furia. Diventa una 5-3, 10-3, 23. Bam! GG. Che figo! Non vi posso. Purtroppo non posso sempre vedere, cioè, non posso vedere in faccia le persone su Arena, però secondo me ci rimangono proprio male. Il bello di questo deck è che non vince solo con questa combo, oltre che si può fare anche senza il mago, giocare due scatenare la furia. O al massimo abbiamo anche un artiglio lacerante che dà doppio attacco alla creatura bersaglio, quindi diventa una 10-3 con doppio attacco e volare. Come ci arriviamo? Allora, è uno dei miei primi mazzi su Arena che ho fatto, modificato, quindi uno Izzet o Spell. Abbiamo il 4 per di shock, il 4 per di opzione e il 4 per di sfondare. Carte che vanno benissimo con l'enigmorfo o con l'entità alla folgorante. L'enigmorfo è un incantesimo 2 mana che ogni qualvolta lanciamo magia non creatura, lei può diventare una 3-3 fino alla fine del turno e in più con 3 mana possiamo profetizzare uno. Mentre l'entità alla folgorante, che può essere un'altra delle nostre chiusure combo, un 5 mana 3-3 che se abbiamo lanciato istantaneo stregoneria in questo turno costa 3 meno, quindi a 2 mana, nel senso che se facciamo sfondare con mana con altri 2 giochiamo una bella 3-3 con volare, prodezza che quando entra in gioco profetizziamo 2. E in più, grazie a prodezza, ogni volta che giochiamo istantaneo stregoneria, oh, no, magia non creatura, prende più uno fino alla fine del turno, perciò ci può arrivare a fare, che ne so, 8, 16 danni, qualcosa in meno. Però abbiamo anche Shock e poi il nostro simpaticissimo Bone Crusher, il gigante sbriciola ossa, che con 2 mana fa 2 danni, è avventura, e con 3 mana lo possiamo giocare per avere una 4-3, quando viene bersagliata, il controllore da una magia, il controllore di quella spell si becca 2 danni in faccia. E
E noi abbiamo una creatura perché ovviamente non puntiamo tanto sulla combo, come sempre puntiamo proprio a vincere in qualsiasi modo. L'importante è vincere, anche se non si aspetta, con un bel travolgere, dagli un più 2 più 2, un più 4 più 0. Non è male su Bone Crusher. Ci becchiamo due danni perché lo bersagliamo, perché anche quando lo bersagliamo noi ci infligge due danni, ma noi dobbiamo picchiare l'avversario. Abbiamo quasi le carte contate, se non no, abbiamo le carte contate per arrivare a fare quello che vogliamo fare. Tutti gli standard stregonieri nel deck possono essere copiati dalla nostra Evoca Tempesta, che giochiamo ovviamente in 4x come 4x della mistica e il 4x dell'entità alla sfolgorante. O folgorante. Oh, 4 per scatenare la furia. E il 2 per di artigli laceranti, che ne giochiamo 2 perché non ci fa fare proprio la combo perfetta, però ci serve sia come attacco a sorpresa grazie al doppio attacco, sia il fatto che lo possiamo ciclare in qualsiasi momento. 3 Enigmorfo, l'unica carta diciamo a 3 per tra tutte, quelle essenziali. 4 Bone Crusher, che vi ricordo che l'avventura la possiamo copiare grazie all'Evoca Tempesta. 4 Shock, 4 Sfondare e 4 Opzioni, che sono tutte carte, tranne forse Bone Crusher, sono tutte carte che non ci danno il vantaggio. Cioè noi giochiamo sempre una per uno, giochiamo opzione, peschiamo uno. Quindi per questo dico, ponderate bene e non vi fissate troppo su fare 20 danni, perché è un mazzo che vince in tanti altri modi. L'unica mitica del deck è lo schianto di Frantumateschio. 2 mana X fa X danni a due bersagli suddivisi come vogliamo, tra creature e Planeswalker. Se X è pari o superiore a 6, facciamo il doppio a quei bersagli e in più una Bolt Land entra in gioco tappata o stappata pagando 3 punti vita. 4 tempi della rivelazione che ci fanno profetizzare i primi turni. 4 cammino della planata fluviale. 6 isole e 6 montagne. Facilissimo come strutture del deck, però figo, veramente figo. Poi vi divertirete molto a chiudere al quarto turno 20 danni, almeno chi lo gioca. Bello, bel deck. Aspettando Caldemo, vediamo che cosa esce. Comunque io sto arrangiando con Zendikar. Aggiungiamo Caldemo e vediamo che altri deck vi può portare. Il vostro amichevole nonno della rete. Quindi iscrivetevi al canale, state aggiornati su tutti i vari video. Magic in primis per voi maghi. Ci vediamo al prossimo video. Bella Wagyu! Yo!